In 2000 hanno marciato a Teramo lungo le vie del centro storico per manifestare e soprattutto pretendere trasparenza e sicurezza per l'acquifero del Gran Sasso. Il Popolo Pacifico dell'Acqua, che ha riunito le più importanti associazioni ambientaliste, culturali, ordini professionali, sindacati e partiti politici, ha chiesto a gran voce l'azzeramento del rischio incidenti che potrebbero verificarsi a causa di alcuni esperimenti pericolosi effettuati dai laboratori di fisica nucleare, in particolare quello attuale denominato SOX. Ma in che cosa consiste questo esperimento SOX? Trasportare una grande, potente sorgente radioattiva dalla Russia fino al Gran Sasso, dove rimarrebbe per un anno e mezzo. A loro serve per produrre antineutrini e misurare una serie di parametri. Cosa potrebbe accadere? È chiaro che in caso di incendio, cioè fin quando è dentro il cilindro di tungsteno non ci sono problemi, lo diciamo pure noi, ma il problema lì è l'incidente. Se dovesse esserci un incidente con fuoriuscita di quella sorgente radioattiva, è uguale alla quantità di radiazione uscita da Fukushima in mare. È una grande manifestazione, cerchiamo di ottenere quello che abbiamo ripetuto in questo mese di lavoro: più trasparenza, conoscenza di quello che accade sotto i laboratori e nei confronti del nostro acquifero. I laboratori devono cominciare a togliere le sostanze potenzialmente pericolose che sono stoccate all'interno di esse e che sono a contatto con le ultimi sversamenti, dimostrano a contatto con la nostra acqua. E vogliamo che si faccia una messa in sicurezza seria, precisa, rapida e che noi possiamo avere la possibilità di controllarla questa volta, non come è accaduto già nel 2002, che non abbiamo saputo bene che fine hanno fatto gli 80 milioni di euro spesi. All'appello del Popolo dell'Acqua trasparente a Teramo hanno risposto anche tanti artisti abruzzesi e alcuni di loro in prima linea con bandiere e sciarpe. In realtà non sappiamo quali sia il problema di quest'acqua, se ci siano problemi e quali siano. Il tutto dipende dal fatto che nessuno ci dice che cosa accade da tanto tempo sotto la pancia sotto le mani, anzi, del Gran Sasso, nel laboratorio dove questi neutrini sembra che facciano un sacco di cose. Il segnale è chiaro, ma vi ascolteranno? Io credo di sì. Ricordo che tutte le volte che gli abruzzesi hanno fatto sentire forte la loro voce, pensiamo al centro Oli di Ortona, Ombrina Mare, ma anche il terzo traforo del Gran Sasso, alla fine siamo riusciti a spuntarla. Banda, musica e slogan cantati in coro hanno reso questa manifestazione teramana a difesa dell'acqua una festa e che si è in parte sostituita in città a quella tradizionale di San Martino. E c'è stato anche chi ha voluto unire i festeggiamenti con uno striscione assai eloquente: adorato San Martino, proteggi dal neutrino, sorella acqua e fratello vino.